Sono entrato nel museo di Monteprama e immerso nella mostra ho incontrato gli eroi. Erano fieri, imponenti e maestosi. Custodivano qualcosa. In quelle possenti statue di pietra era chiusa una storia. La storia di un popolo che mentre gli altri guardavano immortalava, mattone su mattone, la sua leggenda, incastonata nelle pietre dei suoi grandiosi castelli. Avevano occhi grandi, ipnotici, con i quali mi guardavano, come se fossi uno di loro. Accoglienti. Dopotutto, veniamo dalla stessa terra, ci vantiamo dello stesso mare e tramandiamo le stesse tradizioni. E nel toccarli mi sono sentito un guerriero, come loro, che con la propria grandezza rappresentavano il popolo nuragico, i suoi ambasciatori. Mi hanno mostrato la loro casa nella verdeggiante collina di Monteprama, pervasa da un assoluto silenzio e da un profondo senso di pace. Era meraviglioso immaginare come gli antichi trascorressero la propria quotidianità. Ma il momento più bello è stato quando li ho toccati, come se fossi stato il futuro che in un momento presente accarezzava dolcemente il passato, travolto da un amore nostalgico. Ed è lì che ho colto quanto sia importante conservare e proteggere la nostra parte più bella per ricordarci chi siamo.